Prendi i pennelli che andiamo a dipingere. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi dipingiamo insieme con la gouache. Prima però di andare a prendere i pennelli, mi raccomando, ti ricordo che ti aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, il grande libro del colore, il libro all'interno del quale sono custoditi tutti i segreti per usare il colore in maniera sapiente e consapevole, e il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale ho custodito tutte le mie ricette con cui poter creare homemade i materiali per l'arte, per risparmiare un sacco di soldini e soprattutto per avere consapevolezza di cosa sono e con cosa sono fatti i materiali che usiamo. Ora basta parlare, è giunto il momento di andare a dipingere, quindi prendete le gouache e spostiamoci sul piano da lavoro. Disegniamo un bel pappagallo. Io disegno con la gouache, voi disegnate con la tempera normalmente. Farò un mix tra la gouache che ho fatto io e la gouache che vi ho mostrato in video di recente, quello della Mejía, ok? Allora, cominciamo. Preparo la mia bella gouache, vedete? La bagno. Lo vedete il disegno? L'ho appena impostato leggero leggero, ma adesso piano piano verrà fuori. Metto la gouache. Vedete che mi sono fermata perché ho voluto caricare ancora un po' di più il pennello, perché la gouache è debole. Quindi comincio piano piano. A dare lo sfondo. Più leggero è, meno dovrete coprirlo. Ok, adesso guardate qua. Vi ho fatto vedere come dovete farlo anche voi, così leggero, perché sennò poi vi viene difficile coprire in certi punti. Allora, siate più leggeri con la gouache quando state cominciando al primo strato, diciamo così. E così leggero dovete farlo anche voi il disegno. Col pennello quasi asciutto tiro. Quando si sta per asciugare, però, che sento il pennello fare fatica, mi fermo, perché sennò strappo via il colore. Quindi da una parte, dall'altra. Adesso asciugo. Voi non fatelo, fatelo asciugare naturalmente. Lascio asciugare. Vedete come ho compattato? Guardate, qui è un po' più chiaro. D'impeto mi verrebbe da passare il pennello. No, perché questo causerebbe un buco che non si andrebbe più a colmare. Quindi frenate l'impeto. La tempera è anche molto di pazienza e di ragionamento. Asciugo. Un errore che io faccio spesso con la gouache, ve lo dico proprio senza paura di essere sbeffeggiata, è il gocciolamento del pennello sulla gouache già asciutta, che crea un danno infinito. Cosa faccio? Io prendo l'acqua e poi passo sul lavoro col pennello. E nel passare, plof, mi cade la goccia. E quello cosa fa? Fa rinvenire la gouache che c'è sotto e mi crea una macchia che non se ne va più. E quando passate, per esempio, questa qui che sto passando adesso è leggermente più umida, vedete? E quando passate, se è più umida, non fate la doppia pennellata come ho fatto qua, che c'era già una carenza di, perché sennò vi portate via il colore.
Adesso cambio pennello. Uso questo che è angolare, ma perché mi piace la larghezza, non l'angolarità. Questo mi interessa poco. È sempre un sintetico. E uso un rosso ibisco, un rosso vivo. Adesso comincio per settori. Essendo tutti quanti colori differenti, come vi ho detto la volta scorsa, li faccio a una certa distanza l'uno dall'altro. Quindi 1, 2. Sto andando, diciamo che sto usando mezza ruota cromatica, dal rosso al non ci sono solo violetti, diciamo che sono per adiacenza tutti i colori uno dietro l'altro, però dando priorità ai rossi e ai verdi, quindi ai contrasti. Cioè do priorità al rosso e al verde come toni e metterò in mezzo anche i gialli e gli aranci più smorzati, con un andamento pastellato, cioè tutti i colori che userò sono un po' sporchi di bianco, i prossimi. Anche il turchese è sporco di bianco, anche questo non è turchese, è questo blu Tiffany. Per avere la mano ferma non dovete avere paura. Ok? Perché se cominciate ad avere paura, vi trema. È matematico. Beh, oramai lo riempio con questo, anche se questo non è adatto per la stesura del colore, ma giusto per fare i bordi. Però. Adesso faccio asciugare questo. Allora, prendo un po' di ocra, un po' di giallo, un po' di bianco, mescolo. Perché il giallo? Perché serve a dare freschezza al tono. In questa composizione il becco nero serve per compensare il bianco. Per esempio questo c'è la bianco, guarda ombre. Amore, un attimo che sto dipingendo, dai, faglielo vedere. Potete fare anche questo qua, è più facile forse. No, insomma. C'è riflesso. La finisci! Nel frattempo mi preparo un blu fatto di blu nero e un po' di bianco. Io ce l'ho già pronto. Ma vabbè, blu nero e bianco, non c'è nient'altro, ragazzi. È inutile che... Pennello piatto piccolo, bianco, scusa, bianco titanio, sì, che non è un bianco qualsiasi. Bianco titanio, unico, solo bianco da usare con la gouache, perché è un bianco coprente. Inutile avere altri tipi di bianco. O con le tempere, sempre bianco titanio. Se no con gli altri dovrete stare 100 anni a passare e ripassare prima di avere un risultato coprente. Ripassiamo. Quando ripassiamo nella seconda parte andiamo più veloci e stiriamo, stiriamo, stiriamo. E a questo punto che viene la campitura
liscia, ok? La differenza tra un buon prodotto e un prodotto di fascia bassa si vede, vero Ombri? Sì. Ombri, occhio, occhio, occhio Ombri, che fai? Visto che bello il nostro pappagallo super colorato, un bellissimo dipinto, semplicissimo da fare, quindi anche per principianti, dato da campiture larghe e ben stese. L'unico segreto per far funzionare bene questo tipo di pittura è attendere l'asciugatura tra uno strato e l'altro. E questo è il grande segreto, la pazienza. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e noi ci diamo appuntamento su tutti gli altri miei social, Facebook, Instagram, TikTok, X e Pinterest, e noi ci vediamo però sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!